Dove lo prendi il treno rosso? Ale, diglielo tu dove lo prendi il treno rosso. Allora, io la dico. Diglielo. No, non lo posso dire. Dove lo prendi, be... Non credo che tu abbia detto questo. Possiamo ripetere. Dove lo prendi il treno rosso? Ti giuro che dice quello. Puntata di Illumina Osta dal vivo. Buonasera al pubblico. In questa puntata speciale abbiamo deciso di trasformare Illumina Osta in un game show per una sera, ovviamente a tema locale. Ma attenzione, non vince il più bravo, vince il più scemo. E per questo ho selezionato i più scemi che conosco. Ve li presento subito. Torna Alessandro Follura, mamma di Nico e Gatti, l'esperto di spesa, Jacopo Zanin, Luca Liffredo, Sara Resca, ma abbiamo anche due new entry, Andrea Cazzato in arte Dolmen e infine Gianluca Malavaggi. Che scherzo, eh? Io vi giuro. Super top. Io vi giuro che non lo sapevo. È andata così, quello col casco. Un applauso. Mi scrive qualche giorno fa e mi fa: Luca, ho bisogno che tu faccia un gruppo WhatsApp con tutti gli ospiti, ma senza di te. Poi esci subito. E ho capito perché. Posso togliere il casco? No. No, ah, adesso te lo chiedo sempre. Scusate, ho sentito che c'è qualcuno nel pubblico. È stata una pessima idea. Ah, è caldo adesso. Ai ai ai. Si lamenta. Ho sentito che c'è una del pubblico. Sì, arriva dalla Valcuvia, Lago Maggiore. Ciao! Dove sei? Palesaci! Ciaissimo! Fatti vedere, tanto le luci non ce lo permettono. È là, ma è lassù! Uno, quindi. Uno o una? Uno, vedo una persona in piedi, scusami, non vedo nulla. Ma è una domanda. Ma perché? Per primo, volevo l'emozione di provare la ferrovia prima che chiudesse per 3 anni. Oh. Chapeau! Domani ci vediamo per il tour della ciclabile, immagino. Prenota la serata. Grazie, bellissimo. Ti vogliamo bene. Mitico. Bello. No, è che con le luci sembrava che non avesse la maglietta. Sara non aveva il coraggio di chiedertelo. Ce l'hai? Anche lui ha caldo d'altra parte. Ok, possiamo iniziare. Ragazzi, che squadra abbiamo? Super. La maggior parte di loro li conoscete già dalle scorse puntate. Se non li conoscete, male. Alessandro Collura, Sara Resca, Luca Liffredo, Jacopo Zanin, nonché esperto di spesa, mamma di Nico e Gatti, che non ha un nome e continuerà a non averlo. No, ma lo scoprirete in una prossima puntata. Invece voi due vi presentate da soli perché siete nuovi. Ciao, mi chiamo Andrea Cazzato, ma tutti e tutte mi chiamano Dolmen e di mestiere faccio l'asfalto. Ci sta. Posso saperne di più? Che... Grazie. Sì, sì, professione manto stradale è una cosa... Non la fai tanto bene, eh? No, infatti... Ultimamente sono stato molto impegnato con tutto quello che sapete. Con la ciclabile. Eccola, sì. E quindi, no, di mestiere faccio l'attore di teatro. E basta. Qui in Valle d'Aosta, tra l'altro. Incredibile. Ma esiste. Si può vivere di arte. Si può. Buonasera a tutti. Sono Gianluca. C'è il fan club, eh? Io vorrei dire che c'è le telecamere club. Possono vedere cosa c'è scritto si là. Si è portato le groupies. Gianluca Bono. 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 Gianluca. Beh, è ma le hai portate tu? No, no, sono venute da sole. Le conosco. Anche loro vengono da fuori valle, secondo me. Faccio l'insegnante al Don Bosco. Ah, sono colleghi e colleghe. I colleghi siamo in pochi colleghi. Alessandro e Jacopo. Allora, ma non diciamolo così perché sembra che sennò facciamo tutto in famiglia che... no. Beh, tutto in famiglia nel senso che lui è anche mio cugino. Anche nonché il mio suo cugino. Sì, no, no, anche è... lui è mio cugino. Ragazzi, anche lui è nostro cugino. Questa è la presentazione.
Valle d'Aosta. Il problema è che è vero. Chiusa. No, è vero. Valle d'Aosta. Sposarsi tra cugini. E si spot. Chiude. Tac. Fa ridere perché è vero. Va bene, beh, mi fa piacere, possiamo partire. No, posso intervenire un secondo? Sì. C'eravamo tutti messi d'accordo per un maglione natalizio. È arrivato con il maglione colorato, ma non è natalizio lui. Cioè, si capisce che non è natalizio. Però è molto bello. Grazie della domanda. Che cosa hai portato? Non so se si vede benissimo. Cos'è? Un panettone? No. Come potete vedere, c'è un Millennium Falcon. Perché i millennial si mettono i maglioni di Natale con Star Wars. Il cappello è così perché dopo aver stampato il Millennium Falcon avevo finito il ciano. Però questo avevo. Perfetto. Allora, come funziona la puntata? Ci siamo studiati tutti i game show televisivi, Rai, Mediaset, La 7. Abbiamo preso il meglio, comunque ciò che poteva essere adattato alla nostra regione, alla nostra realtà. E niente, quindi l'abbiamo interpretato. Qui poi taglio le frasi e le ricompongo. Beh, l'importante è che sei tu. Tanto lo monto io. Nota quindi... a me stesso. C'è allora... il signore della Valcuvia che se ne sta andando intanto. Ha capito che non ne valeva la pena. No, perché l'ultimo treno era alle 10. Allora... faremo varie sfide e non ci saranno punti, o meglio. Dave e Valeria, un applauso a Dave e Valeria, per favore. Bravi! Oltre a riferirci quello che ha da dirci il pubblico che sta commentando la puntata su una piattaforma apposita, oltre a questo prenderanno appunti su tutte le cose più stupide che diranno gli ospiti presenti. Alla fine verrà eletto il vincitore in base a questo criterio. Chiarissimo. Chiaro. Tutto a posto. Perfetto. Se siamo pronti, direi di partire con il primissimo gioco. Ok, siamo pronti. Come vedete, cambiata la disposizione, i nostri primi due concorrenti hanno una musica potentissima in cuffia e quindi non stanno sentendo questo, quello che noi stiamo dicendo, e andrà avanti così per tutto il gioco. Facciamo una prova pulsante? Una prova pulsante? Perfetto. Come funziona? Due persone ascolteranno musica ad altissimo volume e dovranno rispondere correttamente alle domande che farò loro. Chiaro? È già iniziato. Sì. Vuoi usare il microfono? Sì. Le domande c'entrano con Aosta e la Valle d'Aosta, ma non per forza. Sono miste, un po' valdostane, un po' no. Pronti? Sì. Ok, di vado. Sì, sì. Sì. Vado con la prima domanda. Ma non ho capito se no. È già iniziato. Sì, allora... è iniziato. Prima domanda: qual è il tuo supermercato preferito? Il gatto. Ratto? Ratto. Potrebbe gatto, la spesa intelligente. Ho dimenticato di dire che il primo che fa una risposta giusta manda a casa l'altro e ovviamente si cambia con uno di voi dietro. Sì. Questa era giusta. Qual è il tuo supermercato preferito? La CIDAC! Ma io sono immobilizzato! Posso fare gestacci? C'è una domanda mia al sì, pubblico. Sì. Allora, loro dicono il supermercato preferito è Eurospin per i manzi. C'è carne di manzo o perché, come al Conad che dicono che ci sono le cassiere buone, c'è qualcosa di notevole? Vorrei saperlo. Please. Se qualcuno fateci vuole sapere. Pronti? Chi ha vinto l'ultimo Sanremo? Giovanni Rana. No, però potrebbe essere. Chi ha vinto l'ultimo Sanremo? Federica Brignone. Bravo, giusto. Bravo. Esatto. È giusto, esatto. Bravissimo. Era chi ha vinto lo sci. Ma marrone. Vado? Qual è? È concentratissimo. Lui al bar così. Qual è il formaggio più famoso della Valle d'Aosta? Fontina. Ma... è fortissimo. È un professionista. È fortissimo. Tutto. È un professionista. Ci manda a casa tutti. Sono fortissimo a questo gioco. Questo è difficile, eh?
La festa di San Giorgio e Giacomo qui in Valle d'Aosta è detta festa dei? La fiera di Sant'Orso. Giusto. Ci siamo quasi, ci siamo quasi. Devi premere il pulsante. La fiera di Sant'Orso. Mi dispiace. Però ci sei quasi. Quasi. La foire de thé. Quasi, quasi. I mercatini di Natale. La bataille de Rennes. Giusto. Ovvio. La festa di San Giorgio e Giacomo qui in Valle d'Aosta è detta anche festa dei? Fuochi d'artificio. Non è sbagliato, è buona. Buona. Cambio. Ma cosa c'entravano i calabresi? Era la risposta. Imposta. Niente. Facciamo una domanda che non c'entra con la Valle d'Aosta. Se fossi un fiore, che fiore saresti? Giorgia Meloni. Sì! È il nostro fiore italiano. Il fiore all'occhiello. Il fiore all'occhiello. Sto male, non arriviamo alla fine. Se fossi un fiore, che fiore saresti? Con l'uovo. Se fossi un fiore, che fiore saresti? Polenta concia. A un certo punto gli ha dato buona a caso. Aspetta, secondo voi? Sappiate che la prossima. Aspetta, gli do un suggerimento. Se fossi un fiore, che fiore saresti? Un tamarro. Esatto. Sono campionessa. Come prendi di solito la pizza? Amatriciana. Beh, secondo me non è sbagliato. Secondo me dipende, non è dove la prendi. Esiste. Sembra stanno buona. Stanno discutendo un sacco. È buona? È buona. È buona. Bravo. Dicono che è buona. Come si chiama il tunnel che collega Italia e Francia? Tulipano. Come si chiama il tunnel che collega Italia e Francia? Monte Bianco. No, tunnel del Monte Bianco. Giusto. Era giusto, un tunnel, giusto. L'ho capito adesso. La dedico alla mamma. Un altro cambio. Luca, ce n'è una dal pubblico. Una dal pubblico. Dimmi. Dove lo prendi il treno rosso? Ale, diglielo tu dove lo prendi il treno rosso. Allora, io la dico. Diglielo. No, non lo posso dire. Lo pippiamo. Dove lo prendi, non credo che tu abbia detto questo. Dave, ci sono dei bambini che guardano. Monello. Tu dove lo prendi? Non l'ha detto, vero? Possiamo ripetere. Dove lo prendi il treno rosso? Ti giuro che dice quello. Allora rispondi quello. Dove lo prendi il treno rosso? In stazione. Era il treno. Rosso. Sì. Cosa fa un vero valdostano la notte del 30 gennaio? Scia. Eh beh, perché no? Il vero valdostano no. Tutta nuda. Potrebbe. Cosa fa un vero valdostano la notte del 30 gennaio? Beve il vin brûlé. Giusto. Brava. Mamma di Nico e Gatti ne sa di 30 gennaio. Qual è la tua routine mattutina? Impossibile. La musica trap. Beh, guarda, noi non lo possiamo sapere. Allora una colazione. Si sveglia. C'è Nico a casa con la trap, tra l'altro, quindi... Qual è la tua routine mattutina? Nel 2006. Forza Italia. Cosa? Qual è la tua routine mattutina? La mia ultima guida. La tua routine mattutina? Il mio spirito guida. La tua routine mattutina? La mobilia. Ma non dovete ripetere quello che lui cerca di dirvi, però. Il qual mio numero è rubrica. È difficile. Qual è la tua routine mattutina? Qual è la tua prima conchiglia?
Qual è la tua... Qual è la tua routine mattutina? La mia ultima guida 10 minuti fa per venire qua. Ma se ti ho portata io. Qual è la tua routine mattutina? Qual è la tua ultima? La taumaturgia. Esatto! Prossimo gioco! Ok, siamo rientrati. Nuovo gioco, nuova coppia, si riparte. Stavolta niente cuffie. Come funziona il gioco? L'abbiamo ribattezzato Le Tre Cose, ma è conosciuto su Rai 2 come Speed Quiz, ma è anche conosciuto su vari altri emittenti con vari altri nomi. Come funzionerà questo gioco? Io chiederò loro di dirmi tre cose di una categoria specifica che man mano cambierà. Loro dovranno essere velocissimi a dirmi queste tre cose. Avete 5 secondi per farlo, quindi dovete dire le cose velocemente e dopodiché pigiare. Perfetto. Partiamo da Luca. Tre montagne valdostane. Monte Bianco, Monte Rosa, Monte Cervino. Sì, questo è facile però. Sei studiato in geografia. Bravissimo. Questo era facile. Questo è a mio cugino. Questo livello base. Abbiamo capito il gioco. Jacopo. Tre supermercati valdostani. Cidac, Cidà, Eurospin, La Spesa Intelligente, Lidl anch'io. Bravissimo. Beh, però se lo chiedi all'esperto. Sono fatto così. Scusa, se te ne chiedo altri tre? Vado un po' in difficoltà. Dai, dai, vogliamo vedere. Potevo dire Conrad, persone oltre le cose. Tre cibi che iniziano con la F. Fontina, formaggio... Bar. Eliminato! Cambio! Ah! Le farfalle. Evviva, noi siamo qui Sara, per te. Jacopo. Eccolo. Tre cibi senza la lettera A. E pasta, prosciutto, vabbè, che le dopo. Pizze, le petetine. Stavo dicendo, guarda che scemo. Non riesce manco uno con senza la all'inizio. A me non ne stava venendo nemmeno uno con la A all'inizio, tra l'altro. Dicevo, ma chissà. Vabbè, forza Gianluca. Pronti? Tre sport invernali. Sci di fondo, sci alpinismo, bocce nella bocciofila. Ha specificato nella bocciofila, tra l'altro. Col ghiaccio diventa curling, quindi... Un vero campione. Oppure se si è temerari si fa nella neve, non in bocciofila. Scusa, puoi raddrizzare la cappella del microfono? Monella. Non l'hai così raddrizzata. Va bene? Sì, va bene. Gianluca, tre nomi plausibili di ristoranti valdostani. Polenta, concia o sconcia? alla trattoria di montagna, le erbette maledette. Ci ha messo tantissimo però. Ma che qualità. Questa è buona, Che qualità. Buona. Qualità meglio che quantità. Sì. Questo è il momento del cartello. Invito sinceramente ad aprire questi locali. Sì, sì. Soprattutto polenta sconcia. Polenta concia o sconcia? E anche appunto. E fanno solo polenta concia. Ci hai messo 15 secondi, ma vale. Pronta? Tre nomi propri valdostani. Cambio! Oh no! No, Didier! Didier, Arnaldo, Hervé, Alessandro Colluraz. Cioè, tra l'altro, Sara, Dolmen! E ho avuto un momento di blackout per il caso. Dolmen! Tre motivi per andare a una festa di paese. C'è un sacco di cibo, si beve come delle spugne. E ci sono le camicie a quadri. Sì. Tre motivi, Gianluca. Tre motivi per non andare a sciare. Perché ti puoi rompere una gamba e non cambio! Puoi. Cambio! Oh no! Francesca. Sì, oddio. Tre sport tradizionali valdostani. Fiolet, San, Rebatta. È preparata.
Ho insegnato all'agricole. Tre mosse tipiche del valdostano medio. La R, le imprecazioni e mostrare la mucca su Instagram. E quelli che mostrano la mucca sono i professionisti. La ultima, cioè l'ultima è proprio Valdostano cioè... Doc. Ragazzi, sto piangendo. Tre motivi per venire in Valle d'Aosta. Le feste, il treno e Nico. Va bene, va bene. Le luci, i sassi, Babbo Natale. Nico è un'oggettiva figata. Sì, stiamo ancora aspettando il flash mob. Tre parole in patois. Zelena, tappo, fenitra. Tappo? 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 Tappo fua della fenitra. Eh sì. Che tappu! Cioè l'ho chiesto a uno che sa il patois. No. Ah vabbè. Che comunque anche calabrese. Francesca. Che tappu. Sì. Tanto. Tre oggetti che trovi alla fiera di Sant'Orso. I galletti, i fiori e i sassi. Sassi? E gli indiani davanti a casa tua. Dimmi. Ma non che... hai detto gli indiani. I pifferai. Cioè ti sei persa Madonna. L'occasione. Vi odio. Dolmen. Sì. Tre nomi francesi con la J. Jacques, Jacqueline, Jeanne. Ci ha messo però troppo cambio. E Giordano. Un po' lento. Vado. Tre stazioni tra Aosta, Ivrea, estremi esclusi. Nus, Verresse, Arna. No, io. Ma no. On. No, poi non prossima vorrei fermata. Dire, ma la stazione è Nus. Nu. Nus. Nus. Nu. Ma ferma ad Arna, ma perché? On Arna. Non c'è. Ogni tanto si fa. Io quando torno ogni tanto devo aspettare che il treno arrivi e perché deve fermarsi. Vabbè, ok. Tre mezzi di trasporto valdostani. Treno, mucca, cavallo. Il cavallo era. È vero, ma che non ha mai detto. Io mi sposto con la mucca. Ma perché non il trattore? Scusa, il cavallo cowboy. Sbagliato. Cavallo là. Niente, la mucca sì però, L'ape. Ma la mucca si può usare come mezzo di trasporto. Ed è anche straveloce. Come manzo di trasporto. Io non sono capace. Tre cose belle della persona che hai di fianco. Alzati, vattene. Ha gli occhiali, ha la barba, ha un bel maglione. Va bene. Va bene. Tre cose brutte della persona che hai di fianco. Allora, ha i capelli troppo ricci, è più bello di me, è troppo simpatico. Ma che no, cos'è? No. Cambio, no, è una lecchinata. Ma no, cambio. Si ricomincia. Ma perché devo parlare male di Luca? Vai che ne ho una proprio per te. Non sempre me. Tre reparti della CIDAC. Gastronomia, frutta e verdura e corsia 7, che ci sono spezie, sughi, olio e aceto. Signor arbitro, tempo però. Avrei potuto dire corsia 20 casalinghi, ma era troppo corto. Tre esclamazioni valdostane. Mangiami! Scusa, ma la prima non valeva. Come no? Come no? Ma la prima non stai in tutte. Rigorosamente quello che diceva lui con la cosa quadri. Va. Tre monumenti di Aosta. Arco d'Augusto, Arc de Triomphe. Arc de Triomphe. Sei pronto? Vado. Io? Sì. Oh cazzo. Tre podcast valdostani. E allora, La Crotta, Il Loma la Novea e Tutte le Azzolonna. Seguiteli. E Illumina Aosta. Link in descrizione. Link in descrizione. Salutiamo gli amici di L'Arena de Scurpars. Hanno aperto da poco. Prossimo gioco. Vi stanno dando una lavagnetta e un pennarello e un pazzesco cancellino a testa. Il prossimo gioco è semplice, conosciuto da tutti. Si chiama Nomi, cose, città. Ovviamente noi l'abbiamo cambiato. Dave o Valeria diranno una lettera. Ok? Quindi funzionerà al contrario. Loro diranno una lettera. Io di volta in volta vi dirò una categoria. Appena vi dirò una categoria, voi dovrete scrivere la prima parola che vi viene in mente con quella lettera. Lettera, decidete una lettera? T. Prima categoria, attenzione, nomi da mucca. Tappo. Troppo. Troppo io.
Tulipina. Trottola. Trinina. Forse è la R. Io dico che ha vinto Gianluca, ma solo per la R. Va bene, prossima. S. Sì. S. Bravo. S. Alternative per il treno a Aosta Ivrea. Sesso. Speravo, lo stavo già scrivendo prima. No. Aspetta, c'è il pubblico che ha vinta questa, hanno detto slittino. Questa l'ha vinta il pubblico. Giusto, giusto. Bravi, giusto, giusto. Bravi. Lettera. La L. Lettera L. Nomi plausibili di marche valdostane. Io ho una marca di acqua, la Lurisiaz. Ha finito così. No, io ho detto lo Zan, ma mi piace molto di più la Lurisiaz. Allora, io devo un po' introdurla senza offendere nessuno. E in pratica è un negozio, una marca che vende fazzoletti, accendini, ombrelli, quanto serve. Il Lucum Prats. Però senza offesa. Senza offesa, sapevate. È che ci ho pensato. Direi che ha vinto lui. Dal pubblico, cioè, qua si è scatenato, eh. La Vazza. Wow! Pazzesco! Indaghiamo perché magari è davvero valdostana. Lobacan. Questo bello. Anche. La Melaz. Scusate. Ma basta che mettere la Z. Come lo spagnolo, esatto, ci metti la Z, cioè. Ok, dammi la lettera. B. P, lettera P, cose che comprerebbe Chiara Facchetti in un suo video TikTok. Pigne. Fon. Chi è Chiara Facchetti? Fuori. Tu fuori. Io ho scritto peluche di Prada. Peno cioccolà, ma questo è vero. Peno cioccolà, ragazzi. Cioè, però posso dire, il peno cioccolà va in Francia, no? A prenderlo, quindi. Ho capito. È quella che dice, visto che mancano 10 giorni a Natale. Ho capito. Chiara, io so che non ci ascolti, quindi non c'è questo dubbio. Dici, nel caso tu ci ascoltassi, noi ti stimiamo. A parte che io l'ho invitata e mi sta gustando. Ah, però posso dirti, puoi aspettare che finisca la maratona dei 31 regali. Poi scrivi, però deve finire. Dai. Rispondi, vieni, ti aspettiamo. Da ultima, ho bisogno di fare l'ultima. Lettera C. Sport valdostani immaginari. Cotelun. Come si gioca? Consiste nel lanciare degli opinel in un ceppo e si vincono dei cotechini. Bello. Okay. Vai Luca. Aspetta, scusate, fermate il gioco. Io non ho capito un cacchio. Sport valdostani immaginari. No, sì, ma non ho capito cosa era quello. Cioè, non sono del... Perché l'opinel è un coltello valdostano. Ok. Anch'io non lo sapevo. E però tu lo devi aprire, poi lanciare sul ceppo. Sono giapponese, non lo so. Gara di corsa i 100 metri. Può gareggiare soltanto l'ex sindaco. Io ho capito male, mi sono immaginato un gioco per bambini che è culla la tua vazza. Però me lo sono immaginato tipo, beh, cioè, c'è la tua vazzina, tu la culla. Vabbè, comunque, scusate. Fuori tema, scusatemi. Tipo però ormai l'avevo scritto. Un Tamagotchi. Stavo per dire un videogioco tipo Tamagotchi. Bellissimo. Poi fa la cacchina e pulisci. Prossimo gioco. Ok, siamo rientrati per il quarto gioco. Il quarto gioco lo conoscete tutti, è famosissimo. Si chiama L'intesa vincente. Abbiamo dei fan di reazione a catena. Come funziona? Ovviamente qui c'è una variante per cui comparirà una parola. Loro due la devono indovinare. Quelli dietro dovranno dare la definizione. Come verrà data questa definizione? Usando una parola a testa senza mettersi d'accordo prima. Il primo di loro due che la sa pigia il pulsante e la dice. Prima parola, via. Quale posto usi per comprare tutto? MDMA. No, MD. No, scusa. Ma che botta che mi dà? MD Spa. No. Vai, tocca. Cut. Gross Cidac. Bravo. Cida. Scusa, cambio. MDMA. Puoi ridirlo con questo tono di voce? Gross Cidac.
Andiamo con la seconda parola. Via. È tipica valdostana. Brava. Cornuta. Non posso dire, non posso dirlo. Ma no, ma no. Io volevo dire l'ultimo aggettivo, eh. Si fa per ide. Volevo dirlo prima dell'ultimo aggettivo. È per il meme solo, eh. Reina. Ah. Giusto, bravo. Cambio. Ma vabbè. Prossima parola. Lo guidi quando vuoi arare trattore. Ah. Bravo. Io direi che state iniziando a essere bravi. Io andrei con un raddoppio. Sì, raddoppio. Come funziona il raddoppio? Ovviamente la parola che devono indovinare non è una parola, ma è composta da al minimo due parole. 3, 2, 1, parola. Cosa è questa cosa tradizionale in rincontro tra Croa. Cosa state dicendo? Noir. E porca me. Battaglia de Rennes. Siamo stati chiarissimi. Ma cosa? Ma perché? Era chiaro, dai. Era chiarissimo. Ecco, è là. Un campione. L'ho detto adesso. Scassa. Prossima parola. A singola, non è un raddoppio. Vai. Hanno un bellissimo ponte. Entrò Pombosé. Hanno chi segue un bellissimo il podcast. Grazie. Grazie. Cambio. Continuiamo con un raddoppio. Raddoppia. Raddoppio. Quale mezzo veloce velocissimo logo cuore ciclabile. Ah! Cazzo. Cuore il treno rosso. Bravo. Cambio. Velocissimo, eravate simpatici. Via. Dove bevi minorenne papà Marcel. Ha iniziato a 12 anni lui, eh. 12. Andiamo con un altro raddoppio. Via. Cosa geolocalizzi ospedale Parigi. Mamma ma mia, ma qua sono troppo bravi. Professionista vera. Fortissima. Cambio. Dolmen. Sempre raddoppio. Raddoppia. Andiamo con l'ultimo raddoppio. 3, 2, 1, via. Bello, bello. Chi aiuta i cristiani? Gesù. Anche lui, ma è un raddoppio. Devi dire Gesù bambino. Gesù bambino. No. Della parrocchia San Francesco. No. Don Bosco. No. No. Cattedrale Don Fabio. È proprio lui. Ultima parola. 3, 2, 1, via. Quanto tanto. Ma proprio, ma proprio tanto puzza troppo. Io l'ha detto che puzzava prima, eh. Marrone fertilizza cacca. Cacca di mucca. Termine tecnico, una parola. Feci. Intervenga pure quando vuole. No, mi stavo divertendo. Cazzo, tantissimo. L'ha dette tutte. Sterco. Concime. Da. Nascono i letame. Ah, dal letame nascono lì, i fiori. Lì. È così. Cambio gioco. Bravi. Allora,
come funziona questo gioco? Visto che le cose valdostane a un certo punto finiscono, abbiamo deciso di concludere la serata con un gioco che con la Valle d'Aosta non c'entra assolutamente nulla. Questo gioco si chiama Mima il Proverbio. Mima il Proverbio, allora! Leggerete qua dietro o in sovraimpressione un proverbio. Loro dovranno mimarlo, ma non singolarmente, in gruppo. Tutti mimano tutto il proverbio. Sara dovrà indovinarlo. Partiamo col primo proverbio. Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. No. Prima parte. È difficile. Un cane? Un dinosauro? Un cane? Un gatto? Una volpe? Un lupo? Cosa gli stanno togliendo? Gli stanno togliendo qualcosa? Homo homini lupus. No. No. Lui cosa, no. Cosa gli sta accadendo? Cosa I sta... peli. I peli. Quindi? Quindi? Lupus. Cosa sta disseminando per terra? Cosa sta disseminando? Seconda parte. No, tutti insieme dovete mimarlo. No. Cazzo, difficile però. Il lupo... cos'è questa il cosa lupo qua? Lupo spelato? No, ma... il lupo... verbo. E il lupo perde il pelo, ma non il vizio. È difficilissimo da me. Pronti? 3, 2, 1, nuovo proverbio. Questa body shaming però. Un'esplosione. Che bello. Allora. Cos'è questo? Cos'è? Un po' grasso. Babbo Natale. Ha mangiato quanto? Ha mangiato tanto, tantissimo. Quindi? Troppo. Chi mangia troppo? No. Troppo. No. Chi troppo stringe? No. Chi troppo allarga? È troppo stroppia. Prossimo, via. Tutti insieme. Soggetto. È qualcosa di cornuto. Tipo una... con la coda. Sì. Qualcosa sì. Di cornuto con la coda. Sì, sì. C'è qualcosa che bolle. Il sale. Cosa sta facendo? Sta qui? Girando sì? Qualcosa in una... sì? Una pentola. Sì. Però... Cosa sta facendo lui? Sta girando qualcosa. Sta girando, quindi poi... Ah, è il diavolo? Sì, no, sì, non è il diavolo. Il diavolo... Il diavolo... non mi vengono in mente i proverbi. Il diavolo fa qualcosa... Cosa fa? Cosa fa il diavolo? Cosa fa? Cucina. Cos'è quella cosa? È una pentola. Ok, quindi cosa fa? Il diavolo fa? Pentola. Le pentole. Ah, il diavolo fa le pentole, ma non i... No, il diavolo fa i coperchi, ma non le pentole. Il diavolo fa le... i coperchi. Il diavolo fa le pentole. Sì. Ma non i coperchi. Bravo. Cambio. 3, 2, 1, via. Perché tutti dicono cioè ci sono qua io, abbiate un po' di sensibilità. Troviamo delle cose per cui sì. Ok, tipo chi troppo vuole nulla stringe. La droga fa male. Oppure sballa che ti passa. Tieni.
Cosa sta succedendo? Descriviamo. Allora, c'è gente che sta male, sì, e poi di colpo rinasce. Ah, lei no, è morta. Ok. Quindi, è morta. Quindi pensa a cosa facevano prima e alla differenza con adesso. È difficilissimo. Causa effetto. Grosso, grande. Tutti, tutto il mondo, io, noi. Ah, è guarita, mi sa. Ok. Ma stanno facendo cose diverse nello stesso momento. Noi tutti, tutto. Ah, quel che non strozza ingrassa. No. Cosa stanno facendo? Tutto quello che... Stanno trovando delle soluzioni e risolvendo un problema. Ok. Ma... Lei cos'è? Lei è morta. Ok, prima invece le altre situazioni? Erano vive. Ok, perché erano vive? Perché trovavano la soluzione. Ok, ok. Ok, quindi... Quindi... Tutto... Cosa... Cosa c'è? Il male? No. Il bene? Cosa hanno trovato adesso? Il rimedio? Ok. Tutto, quindi tutto un rimedio tranne la morte. Sì. Ma non è un proverbio. A tutto c'è rimedio tranne la morte. Mamma mia. Buonasera. 3, 2, 1, via. Cattivo. È un dinosauri? No, chiaramente no. Sono animali diversi, prima di tutto. Ah! Qua c'è una situa di lupi e pecore. Quindi? Allora. Guarda uno alla volta. Un lupo tra le pecore. No. No. Non è un lupo. Cos'è lui? È un leone. Sì. È un leone. Ok. Quindi? Un leone. E loro? Pecore. Va bene. Beh. Ok. Ah, la sera leoni. La no, il mattino pecore. Su, evviva. No. I leoni, un leone. I leoni quanti sono? Uno, un leone. Uno. Ma fategli capire l'inizio, le prime due parole. Le prime due parole. L'arcobaleno è mattina. Quindi? Fino è arrivata... Al mattino? No, non solo il mattino, chiaramente. Poi, a loro in bocca. E il leone tutti cosa? Loro in bocca. E il leone? E poi... Il leone si è addormentato. No. È cronologico. Questa è una routine. Cos'è questa? Passa il tempo. In una parola. Ah, in una dalla mattina alla sera. No, in una parola. Tutto questo? Giornata. Giorno. Ok. Quindi... Cos'è questo? Cos'è questo, È un giorno. No, questa cosa, solo questo che ti stanno facendo. Sono dei puzzo. Ok, quindi è una cosa positiva o negativa? È una cosa bella. Quindi? Un bel giorno. Il bel... Se dobbiamo rapportarla... Un buongiorno? No. Se dobbiamo rapportarla tra due cose, questa è sicuramente... La cosa bella, la cosa positiva. Cosa bella. Buongiorno, regione. Inizia con meglio. Meglio! Un giorno da leoni che 100 da pecora! Sì! Signore e signori, i miei ospiti! Abbiamo finito, grazie per aver partecipato a questo delirio, ma vi chiederete chi è il vincitore? Abbiamo un responso? Abbiamo un responso dal pubblico. Ah, sì, ma c'è stata una votazione? Una votazione negli ultimi minuti. Ha vinto Dolmen. Un applauso a Dolmen. Hai vinto la gloria. Evviva! A voi, grazie per essere stati con noi. Grazie per averci guardato da casa, ascoltato da casa. La stagione di Illuminosta finisce qui. Noi ci prendiamo... Noi ci prendiamo la pausa natalizia, che sarà un po' più lunga del previsto. Quando ci rivediamo lo saprete da Instagram. Un saluto e buonanotte. Grazie.